Ciao a tutti! Oggi parliamo di cinema e parliamo anche di lacrime, i film che mi hanno fatto piangere. Ho già fatto un video parlando dei film che fanno piangere in generale, sono quasi sicuro di averlo fatto, ma oggi vi voglio parlare di una selezione, non di tutti, di quei film che io, in base alla mia personalità, guardandoli a visione conclusa, ho pianto veramente come una fontana ed era difficilissimo farmi smettere. Ci sono dei film in questa selezione che sono, ne ho selezionati 8 film, alcuni di questi piango ogni volta che li rivedo. Altri invece, essendomi preparato dopo la prima visione, al rewatch non mi è più successo. Però sono tutti dei film che a livello emotivo mi toccano veramente nel profondo e ogni volta che li vedo piango, non ce la faccio. Ripeto, alcuni invece piango dentro, non piango fuori, non mi escono le lacrime. Con altri invece divento veramente fragilino e inizio a scoppiare in lacrime. E quindi se cercate film che fanno piangere, io ve li consiglio in base alla mia esperienza, poi ognuno ha la propria sensibilità. Contate anche che io non sono uno che piange solitamente. Raramente piango guardando qualcosa. Se devo nominare, prima di iniziare, la cosa audiovisiva che mi ha fatto più piangere in assoluto, uscendo dal panorama cinematoriale, ma comunque una serie bellissima che vi ho consigliato spesso, il drama coreano Crash Landing on You. Io vi giuro, ogni 2 secondi piangevo, una cosa incredibile. Mi sentivo una casalinga di Seoul, e va benissimo così. Ma iniziamo! Quali film fanno piangere, ma magari l'hanno fatto piangere veramente tanto? Beh, partirei innanzitutto da un regista, perché tutti i film di questo regista mi fanno piangere, proprio uno strunz nel senso positivo del termine. E sto parlando di un regista giapponese, Hirokazu Koreeda, che vi straconsiglio di recuperare, perché secondo me è forse il regista che meglio di chiunque altro, escludendo un maestro come Ozu, sa raccontare veramente le dinamiche familiari, i rapporti familiari, proprio le emozioni umane. È un maestro in questo. Lo fa, l'ha fatto con maestria sin dai primissimi suoi film, come Mambo Rossi, in inglese Illusion, che era un film sull'elaborazione del lutto, o in Afterlife, che è un film meraviglioso, difficile da recuperare, ma se lo trovate recuperatelo assolutamente, su una sorta di low fantasy, sulla ricostruzione del ricordo più bello di una persona da rivivere prima che questa muoia. È un film veramente di una poesia unica. Ma per quanto riguarda invece i film più semplici da recuperare, che sono usciti anche nel nostro paese, intanto c'è la centrifuga che va, sì, ma fa da colonna sonora, fa un po' pianto isterico, ci sta con questo video. Non vi nomino Un affare di famiglia semplicemente perché è strafamoso nella filmografia del regista, perché ve l'ho spammato continuamente, ma do per scontato che lo recuperiate, ecco, quello proprio mi ha distrutto emotivamente. Ho scelto 2 suoi film che mi hanno dato lo stesso effetto e che sono meno noti rispetto a Un affare di famiglia, che ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes. Innanzitutto io partirei con un film del regista che è ingiustamente sottovalutato, secondo me in modo sbagliato, perché è di una bellezza unica, e sto parlando di Father and Son. Father and Son è un film che racconta il complesso rapporto genitori e figli attraverso una storia che sembra surreale, ma ti pone, diciamo, un quesito abbastanza spiazzante, soprattutto se sei genitori. Io non sono genitori, ma mi sono chiesto cosa farei nella stessa situazione, e non è semplice. È la storia di 2 famiglie, una molto agiata, l'altra, diciamo, di ceto medio-basso, che scoprono che i loro figli di 6 anni sono stati scambiati all'ospedale. C'è proprio un'infermiera che in un momento di follia ha volontariamente scambiato questi 2 bambini, e queste 2 famiglie cadono dal pero, perché hanno cresciuto un figlio credendo fosse loro per 6 anni e scoprono che non è loro figlio. Cosa fare? Quali sono le alternative? La scelta più probabile che si può pensare è quella del rimanere con i figli
come li si è sempre avuti e crescerli indipendentemente dalla genetica, diciamo. Eppure non è così semplice. E se una scelta potesse essere lo scambio, quali conseguenze ci possono essere? Insomma, è un film che veramente sembra portarti in luoghi, diciamo, comodi, nel senso, nonostante il tema tosto, sembra naturale avere una risposta, ma il film è proprio capace snocciolare questo dilemma, diciamo, profondissimo e scioccante, e anche fornendo un bellissimo ritratto di che cosa significa essere genitori, proprio il rapporto padre-figli, madre, soprattutto sul padre, sulla figura del padre si focalizza, però lo fa veramente in un modo cristallino, limpido, e in grado veramente di farti piangere come una fontana. Bellissimo. E un altro film, sempre suo, questo Strunz di Koreeda, mannaggia a te che mi fai piangere sempre, questo ogni volta che lo rivedo piango, è impossibile non piangere. E io riesco a piangere con Koreeda perché è un regista che non cerca le lacrime. Non aspettatevi una storia alla Nicholas Sparks, un approccio del genere che vuole farti piangere per forza con tragedie. No! No, non è così come tipo di storia. È proprio nel suo essere molto realistico ed emotivamente coinvolgente che riesce a farti piangere, ma non cerca la tragedia. E questa, secondo me, è una qualità. Ecco, l'altro film che ogni volta che rivedo piango, sempre suo, è Nessuno lo sa. È il titolo italiano, il titolo internazionale è Nobody Knows. In Italia è uscito direttamente in DVD, con un doppiaggio italiano non così gradevole. Però comunque, se lo trovate, vi giuro che i mercatini ve lo tirano dietro a 1 euro, cose del genere. Prendetelo, se lo trovate prendetelo. Il film si basa su una storia vera, successa in Giappone. È la storia di una madre snaturata che ha avuto da padri, da compagni diversi, tanti figli. Figli che lei non ha iscritto all'anagrafe, eccetto il primogenito. Quindi, diciamo che il primogenito, che è il più grande, che si chiama Akira, deve fare un po' gli onori di casa, deve occuparsi anche delle faccende domestiche e faccende burocratiche legate alla gestione della casa, mentre i fratellini e le sorelline rimangono chiusi in casa perché, non essendo iscritti all'anagrafe, non possono uscire, non hanno documenti, non vanno a scuola, insomma vivono completamente isolati tra le quattro mura domestiche. A una certa la madre li abbandona, non torna più a casa e non si fa più trovare. Ogni tanto manda loro dei soldi, però per il resto li abbandona. È una storia scioccante che però è successa davvero, e il film segue proprio la vicenda di questa infanzia negata, senza però facili sentimentalismi, senza facile melodramma. Racconta in modo molto credibile le vicissitudini che possono essere legate a questo caso di cronaca, e più va avanti più diventa devastante. È un film proprio struggente, senza che cerchi di esserlo. Ve lo straconsiglio. Si può piangere con un horror? Sì, si può piangere con un horror. Ahimè, ancora dal Giappone, un film horror che mi fa piangere ogni volta che lo rivedo. È una cosa assurda. È uno dei primissimi horror che ho visto nella mia vita, tra l'altro, perché ero proprio bambino, l'ho visto quando ero uscito, avrò avuto 10 anni. E sto parlando di Dark Water. Dark Water è un film di Hideo Nakata, che è il regista di The Ring, l'originale giapponese, ed è un film che sfrutta il tema dell'horror, o comunque del sovrannaturale, per raccontare altre tematiche, anche in questo caso il rapporto genitori e figli, il dramma esistenziale di una madre, di una donna, che è costretta ad avere un groppone addosso per quanto riguarda un divorzio, la ricerca di indipendenza di carriera e l'affidamento della figlia.
Ecco, madre e figlia trovano questo appartamento in un condominio di Tokyo, un condominio che però è molto vecchio, ha tante macchie di umidità e dove pare sia scomparsa una bambina che naturalmente è la nostra fantasma. Ecco, lacrime, cioè fa piangere, fa paura in alcuni momenti, ma in realtà il film non cerca di fare paura, sfrutta il sovrannaturale per raccontare altro e è straziante. Chi l'ha visto lo saprà, il remake americano non vale niente, non guardatelo, il film originale è una pugnalata al cuore, ecco. Poi, questo è un film che a me fa piangere sempre, ma mi rendo conto che possa essere particolare, in ogni caso guardatelo perché è un cinema originalissimo che io adoro. E sto parlando di You, The Living. È un film del regista svedese Roy Andersson, che probabilmente alcuni di voi conosceranno perché gli ultimi suoi film, soprattutto Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza, ha avuto largo successo anche da noi, soprattutto grazie al Leone d'Oro a Venezia qualche anno fa nel 2014. Il mio preferito di Roy Andersson è You, The Living, e diciamo che trasmette al meglio lo stile di questo regista. La particolarità di Roy Andersson è che gran parte dei suoi film non hanno una storia lineare, sono basati su sketch, ritratti. Lui ha uno stile molto asettico, allo stesso tempo composto, simmetrico, che può ricordare ad esempio dei quadri di Hopper, per dire. È un cinema molto estetico in questo senso, che unisce anche dei tocchi di surrealismo o realismo magico all'interno di quadretti dove si muovono alcune persone. Personaggi che né in situazioni a volte blande oppure anche umoristiche con umorismo nordico, freddo, sottile, raccontano temi quali l'alienazione, la solitudine, la paura di rimanere soli in un modo tragicomico e irresistibile. Ci sono molti punti in questo film che riescono a toccarmi il cuore, ma diciamo che uno di quelli che proprio mi fa piangere sempre, non so perché, è la storia, il quadretto di questa ragazza. C'è questa ragazza che in un bar affollato racconta di essere innamorata di un musicista e allora lei sogna, fa questo sogno in cui lei si è sposata con questo musicista rock e sono in casa, lui le suona una serenata alla chitarra e sono vestiti entrambi da matrimonio e presto ci accorgeremo come la loro casa sia diventata un treno e questo treno inizia ad andare piano piano mentre tutta la gente del paese li saluta e festeggia per loro. Questa scena è raccontata in un modo talmente toccante, romantico, che a me tocca sempre l'anima, soprattutto quando noi sappiamo che questo idillio d'amore non è reale, è un sogno, quindi un amore non corrisposto, straziante, io piango subito. Poi, chiamatemi Basic Beach, ma io quando ho visto il cinema questo film, lacrime, sono scoppiato in lacrime. La La Land. La La Land che secondo me è un film bellissimo, che poi sull'onda del grande successo è stato molto sottovalutato, è stato molto ridimensionato, è un film che però riesce veramente a parlarmi, a toccarmi. È un musical che racconta, a parte i bravissimi Emma Stone e Ryan Gosling. Ciao patatina, cosa c'è? Vuoi dire anche la tua su La La Land? Ma non l'hai visto? Perché l'ho visto al cinema, poi l'ho rivisto, ma la tatina non l'ha mai visto con me, quindi mi chiedo cosa voglia dire. Vabbè. Ecco, con due bravissimi Ryan Gosling e Emma Stone nel raccontare la macchina dei sogni hollywoodiana, allo stesso tempo il dilemma tra che cosa significa inseguire i propri sogni lasciando andare qualcos'altro. Ecco, è un musical che sa anche essere triste, senza per forza essere straziante, però alla fine mi fa piangere comunque, cioè mi tocca il cuore, io ho in lacrime, e mi ricordo che al cinema era una fontana, quindi sì, La La Land. Tra l'altro bellissimo secondo me. Il prossimo film mi ha fatto piangere dalla disperazione. Diciamo che dopo molti rewatch, perché l'ho rivisto tante volte, mi ci sono quasi abituato, ma considerate il background. Ero un ragazzino di 10 anni, super fan di Bjork, quindi molti di voi sapranno già che film sto parlando.
e non ho mai avuto la possibilità di vedere il film in cui lei recita, perché appunto vivevamo in un'epoca, il 2002, perché mi ricordo ancora, era un'epoca in cui c'era solo il Blockbuster, non c'era Netflix, io non avevo internet a casa, quindi non c'era la possibilità, sì, potevi andarti a comprare il DVD, ma vivevo nel mio paesino in Brianza e al Blockbuster non c'era questo film. Quindi immaginate la gioia quando su Rete 4, me lo ricordo ancora come se fosse ieri, hanno dato come prima visione TV questo film in seconda serata nel programma I Bellissimi di Rete 4. Io ero stragasato a tal punto che, nonostante avessi scuola il giorno dopo, mi sono tenuto sveglio, l'ho registrato su VHS e me lo sono rivisto il giorno dopo. Io non mi aspettavo una cosa del genere, è un film che ho visto solamente perché c'era Bjork, poi naturalmente dopo, appassionandomi di cinema, ho conosciuto me benissimo Lars von Trier, eccetera eccetera, però era quell'epoca lì, quindi c'ho un ricordo alla base, e quando è finito, morto dal piangere. Sto parlando naturalmente di Dancer in the Dark, il film di Lars von Trier, una tragedia greca. Un film che io, forse abituato all'epoca a troppi film che finiscono bene, mi ero convinto che no, non può andare così, dai, cioè succedono troppe sfighe, non può anche finire male questo film. Lars von Trier è uno stronzo, ecco, lo dico, qua lo dico, ma nessuno, tutti mi appoggeranno, credo, in questo. Vabbè, Dancer in the Dark è un film straziante nel vero senso della parola, la tragedia greca di questa donna, interpretata appunto da Bjork, Selma, che lavora come operaia, diciamo che lei lavora 24 ore su 24, mette da parte i soldi per curare la malattia che suo figlio ha. Lui non è consapevole di essere affetto da questa sindrome, da questo sindrome che gli toglierà la vista. Lei lo sa, in quanto è una malattia genetica, quindi lei sta diventando cieca e suo figlio erediterà la stessa malattia, quindi già le premesse sono strazianti. Ecco, più si va avanti e più Lars von Trier col coltello ti pugnala e gira il coltellino proprio bene bene bene. Quindi immaginatevi Matteo Fumagalli a 10 anni di fronte alla TV, che, convinto di vedersi un film sì drammatico però non così tanto, era completamente distrutto, ecco, mettiamola così. Un altro film che mi fa piangere sempre, di un altro regista che amo tantissimo, è Amour di Haneke. Haneke è uno dei miei registi preferiti, mi piace molto la sua freddezza, la sua psicologia tagliente. Amour è il film più toccante che ha fatto, secondo me, che racconta la dignità umana in relazione alla vecchiaia e anche si chiede che cos'è un atto d'amore. La risposta è controversa all'interno di questo film, ma diciamo che la resa è potentissima, è veramente potentissima e è un pugno allo stomaco. È il racconto di una coppia borghese di anziani, interpretati tra l'altro da due attori straordinari, Trintignant e Emmanuel Riva, cioè fantastici. Loro due sono appunto una coppia, si amano ancora dopo tantissimi anni e diciamo che vivono la vecchiaia in modo quasi giovane, fresco, vanno al cinema, vanno a teatro, sono ancora perfettamente complici fino a che non si accorgono che lei sta iniziando a soffrire di alcuni sintomi di demenza senile, che portano pian piano lei a perdere a perdere tutto quello che sta vivendo e il rapporto non si incrina, ma viene da chiedersi effettivamente che cosa si intende per amore in questi casi. Ecco, Haneke non ha paura di dare risposte che possono spiazzare in un film che mi riduce sempre in lacrime. Un film che mi fa piangere sempre, proprio perché racconta anche la bellezza del rapporto umano,
è Viaggio a Tokyo, che finalmente ho comprato in DVD, tra l'altro, perché non ce l'avevo in DVD. Viaggio a Tokyo è un classico di Yasujiro Ozu, regista che vi nominavo prima. È un film che racconta anche in questo caso la famiglia, ma soprattutto il grande tema, secondo me, del film è molto spesso coloro che ci danno tanto, coloro che si fanno in quattro per noi, non sono le stesse persone che dovrebbero farlo, tra virgolette, per dovere o per legame. È un tema che viene trattato in un modo toccante, dolce, malinconico, in una Tokyo degli anni 50, un film del 52, che dopo appunto nel dopoguerra sta andando sempre di più un'ipermodernizzazione molto forte. Due anziani signori vanno a Tokyo dal loro paesino di provincia per andare a trovare i figli che però sono fatti la loro carriera, hanno da lavorare, hanno altre cose a cui pensare e quindi li vedono solamente come un peso. Invece a far loro da cicerone, a presentare la città e a badare a loro, ci pensa invece la protagonista, interpretata da una meravigliosa Setsuko Hara, che è la nuora, sostanzialmente, la nuora vedova. Questa ragazza che appunto era la fidanzata del figlio di questa coppia di anziani, che però è morto, quindi non c'è un legame di sangue effettivo tra lei e questi signori, eppure nonostante questo accoglie con gioia il loro arrivo e cerca di far passare a loro delle giornate bellissime nella capitale. È un film veramente bello, proprio un film per tutta la famiglia, tra l'altro, quindi se volete guardarlo con i genitori, con figli, con fratelli, con sorelle, veramente saprà veramente toccarvi nel profondo, secondo me. L'ultimo film di cui vi parlo, questo straziante, è anche abbastanza tricky su alcuni argomenti, quindi vi avviso, però secondo me è una delle storie d'amore più strazianti che siano mai state raccontate al cinema. È un film coreano che si chiama Oasis o Oasis. Vabbè, il regista è Lee Chang-dong, che probabilmente conoscerete già per film straordinari come Poetry o appunto Burning, che vi ho straconsigliato. Oasis è un film, aiuto, è una storia d'amore dolorosissima tra due persone emarginate dalla società. Il protagonista maschile è un ragazzo che è appena uscito di prigione, lui è stato incarcerato per un crimine che non ha commesso, di più non vi rivelo perché sarà un mezzo colpo di scena il perché è finito in prigione. Fatto sta che lui è innocente e uscendo di prigione viene rinnegato dalla sua famiglia, quindi non riesce a trovare lavoro, perché ogni volta che si presenta a un colloquio di lavoro con il fatto di essere stato di avere dei precedenti penali, non riesce a entrare nella società. E incontra un giorno questa ragazza, una ragazza che è affetta da una grave malattia mentale che non le permette di esprimersi, non le permette di essere autosufficiente e viene trattata dai suoi familiari come se fosse una piccola cosa da proteggere. Non deve uscire di casa, non deve star mai da sola, viene trattata proprio come una bambina, nonostante sia una donna. Diciamo che l'incontro tra loro due è scioccante, io vi avviso, è un incontro bello tosto da sostenere, ma nasce da questo momento una storia d'amore veramente profonda e che strappa il cuore, soprattutto perché noi capiamo come anche tramite la figura di lui lei si senta per la prima volta un essere umano, come non era mai stata trattata in vita sua. Lui si sente finalmente amato, quindi è una storia d'amore ai margini, che per gli esterni può sembrare delirante e per loro due invece è estremamente importante. Ovviamente il film non ci va giù leggero, quindi se cercate una storia d'amore veramente dolorosa, questa è quella da vedere. Ma anche qua non è una storia d'amore che punta alle lacrime, come molto spesso succede con i film hollywoodiani romantici. Racconta la storia come deve andare, senza facili violini e sentimentalismi, eppure quanto si piange. Insomma, io ve lo consiglio. E detto ciò, questi erano i film che hanno fatto piangere a dirotto Matteo Fumagalli. Fatemi sapere quale film fa piangere voi. Anche se credete che non sia un bel film, non importa, perché
ognuno può piangere di quel che vuole. Quindi apriamoci, confessiamoci e fatemi sapere se avete visto i film che vi ho consigliato. Io vi aspetto intanto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!